Ciao designer, sono Caterina. In questo video ti spiego come disegnare le pieghe. Allora, vediamo un primo esempio. Quindi, quello che bisogna fare è andare a realizzare come delle lunghe S, o se preferisci come delle onde, prima da un lato e poi dall'altro. Quindi fare in modo che queste due S siano speculari. Adesso ti faccio vedere, ecco. Disegnando una S prima da un lato e poi dall'altra, in questo modo e unendole possiamo ottenere le pieghe. A questo punto continuo disegnando delle linee verticali nella parte esterna delle S. Per concludere vado a scurire invece la parte interna e quindi andare a ricreare in maniera tridimensionale il tessuto che si è piegato. Possiamo chiaramente andare a sviluppare delle pieghe disegnando anche delle onde o delle S che hanno tutte una stessa direzione e quindi andare sempre a ricreare gli step che ti ho spiegato con l'esempio precedente. Quindi possiamo fare sia delle pieghe che hanno una sola direzione o altrimenti andare a realizzare delle pieghe speculari. Ok, queste erano delle pieghe sviluppate in orizzontale. Andiamo a vedere invece come si possono realizzare se, per esempio, sono disposte in diagonale. Ok? Il procedimento è sempre lo stesso. Quindi andiamo a disegnare delle S che però ogni curva scendono di un po'. In questo modo andiamo a ottenere delle pieghe appunto sviluppate in obliquo. Da qui il procedimento, come puoi vedere, è sempre lo stesso. Ok, adesso ti faccio vedere in maniera più dettagliata quello che sono andata a fare fino adesso. Quindi vado a disegnare il dettaglio della piega e, come puoi vedere, nella parte esterna traccio la linea verticale verso l'alto, mentre verso l'interno vado a riempire e a scurire appunto la parte interna della piega. Come ultimo esempio, adesso invece vediamo una piega sviluppata come su una linea curva, quindi che segue una linea curva. Pertanto le pieghe che andrò a realizzare ai lati saranno più lunghi rispetto alle pieghe centrali che invece saranno disposte in alto. Come puoi vedere, anche in questo caso le S o le onde che sono andata a disegnare si specchiano. Quindi prima vanno in una direzione e poi dal centro vanno nella direzione opposta. Ok, questi erano degli esempi per farti capire come andare a sviluppare diverse tipologie di pieghe. Adesso applichiamo tutti questi esempi su un vestito, in particolar modo su una gonna. Quindi prima di tutto vado a disegnare delle pieghe, quindi diciamo una balza con pieghe oblique. Successivamente disegno la prima balza della gonna e vado a riprodurre delle pieghe speculari, quelle che ti ho fatto vedere nel primo esempio. Ok, mi raccomando, non dimenticare di disegnare anche delle piccole arricciature vicino alla cinta della gonna, che servono a dare più tridimensionalità e più gioco. Da qui adesso andiamo a disegnare un'altra balza. Questa volta le pieghe avranno una sola direzione.
Quindi una volta che abbiamo disegnato la base della nostra gonna, adesso possiamo andare a scegliere un pantone del colore che ci piace di più e andare a colorare la gonna. Mi raccomando, non colorate tutto insieme, ma come ho già detto anche in altri video, andate a riempire i vestiti per zone, quindi in questo caso andate a colorare con il pantone una piega alla volta. In questo modo otterrete un lavoro più pulito e omogeneo. Come puoi vedere, disegnare le pieghe non è poi così complicato. La cosa importante è continuare ad esercitarsi fino a quando non si è soddisfatti del proprio risultato. Una volta terminato con il pantone, potete prendere o un pantone più scuro oppure una matita nera e andare ad evidenziare tutti i punti in ombra. Quindi andate a evidenziare le pieghe, le piccole arricciature, ovviamente la parte interna dove il tessuto si piega, e continuate così per tutta la gonna. Riprendete poi il pantone e andate a evidenziare sopra la matita le ombre. Quindi sia sopra le arricciature e le pieghe, ma anche dove finisce la balsa e dove ne comincia un'altra, in modo tale da rendere la gonna più tridimensionale. A questo punto potete decidere se riprendere la matita nera oppure magari un tratto pen e andare a definire piano piano le pieghe che avevate in precedenza disegnato a matita. Nel frattempo ti ricordo che qui sotto nell'info box potrai trovare il mio corso di moda, dove spiego come realizzare le balze e altre tipologie di pieghe, soprattutto come applicare il chiaroscuro e renderle tridimensionali. Quindi se sei interessato dai un'occhiata qui sotto. Ok, questo è il risultato finale. Se ti è piaciuto o ti è stato utile il video, mi raccomando, supportami con un like e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.